Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati! Non vorrei sbagliarmi, ma mi sa che nell'ultima video lezione ci siamo lasciati con una domanda, cioè come e quando venne completata l'Unità d'Italia? Ok, in questa nuova video lezione cercherò di rispondere, infatti oggi parleremo del completamento dell'Unità. Come ricorderete, per il completamento dell'Unità d'Italia mancavano ancora il Veneto, il Trentino e il Lazio. Per ottenere questi territori era necessario trovare nuovi alleati, perciò l'Italia, nel 1866, firmò un importante trattato con la Prussia. Questo prevedeva che, in caso di guerra fra Prussia e Austria, l'Italia avrebbe attaccato l'esercito austriaco nel Veneto, costringendo le forze austriache a combattere su due fronti. Ebbe inizio così la guerra austro-prussiana, per noi italiani la terza guerra di indipendenza. Essa fu una guerra lampo che si concluse in sole 4 settimane. La guerra però fu condotta molto male dagli italiani, che persero due importanti battaglie, a Custoza, nel Veneto, e presso l'isola di Lissa, di fronte alla Dalmazia. I prussiani intanto infliggevano una pesante sconfitta agli austriaci a Sadowa, in Boemia, nel luglio del 1866. E nel frattempo Garibaldi era riuscito a sconfiggere gli austriaci a Bezzecca e stava per liberare Trento, quando ricevette dal generale La Marmora l'ordine di fermarsi perché la guerra era conclusa e l'Austria aveva chiesto l'armistizio, impegnandosi a restituire il Veneto all'Italia. Garibaldi rispose allora con un celebre telegramma: «Obbedisco». Ora che il Veneto era stato annesso all'Italia, bisognava pensare a conquistare Roma e il Lazio. Era ancora aperta infatti quella che si definiva la questione romana. La città era considerata la naturale capitale d'Italia, e lo spostamento della capitale da Torino a Firenze, avvenuto nel 1865, rendeva evidente l'obiettivo del governo, cioè di stabilire la capitale d'Italia a Roma. Ma i cattolici erano contrari a un attacco al Papa e allo Stato Pontificio, e anche la Francia, con Napoleone III, si era impegnata fin dal 1849 a difendere la sede papale. Nel 1867 Garibaldi, con un esercito di volontari, provò a marciare su Roma, ma fu fermato dal governo italiano e venne addirittura arrestato. L'occasione buona per conquistare Roma si presentò quando cadde l'imperatore Napoleone III nel 1870, in seguito alla sconfitta di Sedan nella guerra franco-prussiana. Così il governo italiano, libero di agire, inviò un reparto di bersaglieri che cannoneggiò Porta Pia il 20 settembre 1870, aprendo una breccia ed entrando a Roma. Dopo quasi 12 secoli finiva il potere temporale dei papi e Roma, con un plebiscito, entrò a far parte del Regno d'Italia, divenendone la capitale. Nel 1871 il Parlamento italiano regolò il rapporto tra Stato e Chiesa con una legge chiamata la legge delle guarentigie, cioè delle garanzie, basata sul principio di Cavour, libera Chiesa in libero Stato. Con questa legge si riconosceva l'esistenza dello Stato Vaticano, costituito come oggi dalla Città del Vaticano, dal Laterano e da Castel Gandolfo. Lo Stato italiano si impegnava a versare ogni anno una somma di denaro per il mantenimento dello Stato Vaticano e alla Chiesa Cattolica veniva riconosciuta libertà di organizzazione e di apostolato in tutto il territorio nazionale. Il pontefice non accettò questa soluzione e si proclamò prigioniero in Vaticano, colpendo con una scomunica il re, i ministri e i parlamentari. Inoltre, con l'enciclica Non expedit, cioè non conviene, proibì ai cattolici italiani di partecipare alla vita politica nazionale, quindi sia di andare a votare che di candidarsi.
La destra storica, diventata impopolare a causa delle pesanti tasse imposte per pareggiare il bilancio nazionale, cadde nel 1876, lasciando la guida del paese alla sinistra storica, che la tenne fino al 1896, cioè per 20 anni. Intanto, nel 1870, era morto il re Vittorio Emanuele II, lasciando il trono a suo figlio Umberto I. L'Italia, che avvertiva voglia di cambiamento e l'esigenza di grandi riforme, affidò le sue speranze alla sinistra storica, di cui facevano parte uomini politici liberali e democratici, eredi di Mazzini e Garibaldi, favorevoli all'allargamento del diritto di voto, ma senza arrivare comunque al suffragio universale. Il primo presidente del Consiglio della sinistra storica fu Agostino De Pretis. Il suo programma politico intendeva allargare il suffragio elettorale, eliminare l'analfabetismo, diminuire le tasse e abolire l'odiata tassa sul macinato, introdurre il protezionismo economico, così da proteggere le industrie nazionali, aumentando le tariffe doganali, cioè le tasse sulle merci importate, e curare le malattie più diffuse, come la malaria, la pellagra, il tifo, il colera e la tubercolosi. Una volta al governo, De Pretis riuscì a realizzare gran parte del suo programma. Nel 1877 venne emanata la legge Coppino, che riorganizzava l'istruzione elementare. Furono creati asili e scuole e aperte numerose scuole serali per insegnare agli adulti a leggere e scrivere. Nel 1880 fu abolita l'odiosa tassa sul macinato. Nel 1882 il diritto di voto venne esteso a oltre 2 milioni di italiani. Furono ridotte notevolmente le malattie più diffuse grazie alle vaccinazioni e alla distribuzione gratuita di farmaci. In politica estera, l'Italia decise di allearsi con la potente Germania e nel 1882 firmò la Triplice Alleanza con Germania ed Austria. Questa fu una decisione impopolare perché l'Austria occupava ancora il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia, Trento e Trieste, come si usava dire, e per questo motivo era considerata una nazione nemica. Tuttavia, i rapporti più stretti con la Germania fecero affluire in Italia i capitali tedeschi, che aiutarono lo sviluppo industriale del nostro paese. Il secondo dei presidenti del Consiglio della Sinistra fu il siciliano ex garibaldino Francesco Crispi, che era stato tra gli organizzatori della spedizione dei Mille. Nel 1889 egli fece approvare un nuovo codice penale che sanciva la libertà di sciopero e l'abolizione della pena di morte. Quest'ultima fu un'innovazione di portata storica, poiché l'Italia fu il primo paese del mondo occidentale a realizzarla. Crispi proseguì anche la politica coloniale iniziata da De Pretis nel 1882 con la conquista dell'Eritrea e della Somalia, due regioni dell'Africa orientale. Crispi decise di conquistare il regno di Abissinia, oggi chiamata Etiopia. L'Abissinia era uno dei paesi più poveri del mondo, ma l'Italia si illuse che fosse ricchissimo. La spedizione militare fu un vero fallimento e gli italiani furono pesantemente sconfitti presso Adua nel 1896 e dovettero ritirarsi. Crispi, accusato di aver mandato a morte sicura i soldati italiani e travolto dalle proteste di tutto il paese, diede le dimissioni. Così terminò anche l'età della sinistra storica, lasciando il posto alla crisi di fine secolo. Ragazzi, preparatevi a voltare pagina, perché nella prossima video lezione saremo già nel Novecento. Grazie per la vostra attenzione e ciao ciao dalla vostra prof.